La divisa è la sua seconda pelle, compagna fedele di una vita dedicata al servizio nel comune di Terlizzi, nel corpo della Polizia Municipale. Da qualche giorno la divisa di Nino Desario è appesa all'ingresso di casa. Non sarà più indossata. Il suo servizio è finito giusto 25 anni dopo essersi macchiata di sangue dinanzi al Palazzo di Città di Terlizzi. Nella città dei fiori, il maresciallo maggiore Nino Desario è da tutti riconosciuto come punto di riferimento, emblema di amore per il proprio lavoro, per il quale il 7 maggio del 1993 ha rischiato di perdere la vita. Anche oggi, a distanza di 25 anni, nel suo primo giorno di congedo dall'attività lavorativa, il maresciallo Desario prova profonda commozione nel ripercorrere i tragici momenti dello scoppio dell'autobomba dinanzi al Palazzo di Città di Terlizzi. Quello scoppio che lo travolse lasciando sul suo corpo e nella sua anima indelebili cicatrici. La divisa mi si è appiccicata nel momento in cui sono entrato nella polizia locale e nonostante tutti i fatti e gli avvenimenti che mi hanno visto coinvolto, non ho mai, dico mai, pensato di abbandonare il corpo della polizia locale. Una Fiat Regata, insolitamente aperta, piazzata proprio davanti all'ingresso di Palazzo di Città, ostruiva il passaggio di quanti in quel palazzo lavoravano. Occorreva fare accertamenti su quell'auto, farla rimuovere. Il maresciallo Desario provò ad aprirla, un gesto che provocò l'innesco di una bomba, un pallone da rugby riempito di tritolo che investì in pieno l'agente municipale. Una lunga convalescenza, aule di tribunali per quel processo che tutte le volte apriva le cicatrici dell'anima di Desario. Eppure il maresciallo non ha mai voluto abbandonare quella divisa, divenuta un simbolo del suo amore verso la città, verso la professione e verso quel ruolo edificante del corpo della Polizia Municipale. L'azione è stata grande, non soltanto per chi mi ha visto allontanare quel giorno da quell'ufficio, ma anche per me. Non ho appeso ancora la divisa, è ancora messa all'ingresso di casa mia, probabilmente mi abituerò a metterla a posto, ma pian piano. Un sorriso intervallato da momenti di silenzio, di commozione. Nino Desario accoglie così l'apprezzamento di tutti i suoi colleghi e di tutti i cittadini che ne riconoscono le doti umane e professionali e che inevitabilmente associano a lui una delle pagine più tristi della storia della città di Terlizzi. È una persona effettivamente che ha vissuto un'esperienza drammatica sulla propria pelle, è una persona che ha trovato in sé la forza anche per superare questo episodio, anzi trasformando in cuor suo quell'esperienza negativa comunque in un rilancio, in un fattore di rilancio sul piano della sua attività lavorativa con maggior slancio e maggior entusiasmo di prima.